Allora, Matteo Berlucchi, il titolo è molto carino, Doc GPT. Tutti quanti seguite o avete visto, immagino, la serie Doc, però a questo Doc italiano abbiamo aggiunto un GPT. Perché? Matteo Berlucchi. Allora, intanto vi ringrazio, sono molto emozionato di essere qui perché sono un esule. Io sono scappato dall'Italia 30 anni fa e sono tornato un anno fa, quindi sono felicissimo di essere rientrato e ho fatto 30 anni di startup e innovazione. Mi sono laureato in fisica teorica in Italia, poi ho fatto un PhD in informatica a Londra, all'Imperial College, ma che ho abbandonato per fare la mia prima startup nel 1995. Quindi sono un dinosauro come Salvo. Mizi, siamo la vecchia guardia di internet, se si può così chiamare. E 8 anni fa ho iniziato un progetto appunto in salute, non sapendo nulla di salute. L'unica mia qualifica è che sono ipocondriaco, ma non ho nessun tipo di esperienza medica. Benvenuto tra gli ipocondriaci. Però, come dicevi tu, Felicia, l'innovazione viene dal basso, ma vuol anche dire che viene non solo dalle piccole aziende, ma anche da gente che non ha nessuna esperienza del settore. Perché è anche un vantaggio, spesso non saper nulla di una cosa, non hai il bias appunto di tutto quello che invece hanno le persone che lavorano da tanti anni in un sistema. E quindi la mia idea come creatore di piattaforme nel 2015, osservando la medicina, e se potete ingrandire un po' le slide, iniziamo. La mia diciamo, idea era che la salute, da un punto di vista del cittadino, dell'utente o del paziente, che è la stessa cosa, non era cambiata assolutamente rispetto a tutti gli altri settori, perché internet ha cambiato il modo in cui noi cittadini facciamo le cose, no? Da come prenotiamo le vacanze, da come analizziamo le nostre finanze, come purtroppo adesso troviamo anche mogli, fidanzati, mariti. Insomma, ha cambiato tutto, però nella medicina non era successo. Quindi mi sono messo a lavorare su questa cosa e il problema, e ho cercato appunto da profano di capire quale fosse il più grosso problema che la tecnologia poteva cercare di aiutare. Mi scuso per l'italiano un po' zoppicante perché appunto 30, preferisco farlo in inglese, ma ci proviamo. Qual è il più grosso problema della salute da profano? È un problema di domanda offerta. Cioè, noi abbiamo dei dati che in Italia sono più acuti di altri paesi per certi aspetti, ma fondamentalmente c'è una domanda in continua crescita perché aumenta la popolazione. Aumenta l'età media, lo vedevamo prima, lo diceva Felicia, le persone che ci sono 6 milioni di persone con più di 75 anni, ma al contempo purtroppo le risorse mediche non solo non stanno al passo, ma calano, che è molto molto preoccupante. Vedete lì dei dati che sono andato a cercare proprio ieri, e come invecchia la popolazione, purtroppo invecchiano anche i medici, quindi abbiamo un numero di medici che, come vedete, nel 22 c'è cioè un 56% dei medici a più di 55 anni, quindi questi poveri santi, che io penso siano veramente dei santi, per il lavoro che fanno andranno in pensione e quindi ci troveremo in una situazione dove non ci saranno abbastanza medici per la popolazione, senza parlare dei paesi emergenti dove questo problema è ancora più acuto. Allora, la mia analisi era: ok, ma quando uno va dal medico, perché va dal medico? Partendo proprio dalle basi. E ho questa slide che a me piace molto perché fa vedere come la necessità dell'intervento medico non sia assolutamente cambiata nella storia e neogeograficamente. Cioè, vediamo la sala d'attesa di Venezia nel 1700, ma fondamentalmente perché queste persone vanno dal medico? La prossima slide, per favore. Perché fondamentalmente hanno bisogno di informazioni. Cioè, noi andiamo dal medico perché non sappiamo cosa dobbiamo fare. E fondamentalmente questa necessità si articola su due domande. Una è che cosa devo fare e la seconda è che cosa devo sapere, cioè quali sono le informazioni di cui necessito per poter poi intervenire sulla mia situazione. Ma la cosa interessante di questa osservazione, secondo me, è che quando noi andiamo dal medico, non, andiamo in realtà per sapere se dobbiamo vedere il medico.
Cioè, la domanda che cosa, qual è il problema che ho medico, è una domanda che giustamente risponde, a cui risponde il medico. Ma la domanda devo vedere il medico, cioè what should I do, è una domanda che oggi purtroppo non ha risposta. E in realtà andando al medico e farci dire se abbiamo bisogno di vedere il medico, in tantissimi casi, che è un, chiaramente uno spreco di risorse enorme. È la prossima slide, guys. Perché? Perché la medicina è ancora oggi l'area della conoscenza umana in cui c'è più divario tra l'esperto e il profano. Io sono un fisico, quindi capisco le cose complicate, però quando ho mal di pancia non ho idea del motivo per cui ho mal di pancia, perché non sono medico, e quindi c'è questo knowledge gap che ci costringe ad andare a cercare queste informazioni. Nel prossimo slide, come diceva appunto anche prima Felice, andiamo online perché nessuno sa niente. Ci sono 1 miliardo di ricerche al giorno per informazioni mediche su Google. 1 miliardo, 7% di tutto il volume di Google è per la salute. No, puoi tornare indietro un attimo. Ma qual è il problema di Google? Che Google non è un motore di personalizzazione, è un motore di frequenza, cioè Google ti dà le risposte più frequenti, che non sono necessariamente quelle che servono a me, perché se ho mal di testa, ci sono 112 malattie che hanno mal di testa come sintomo, quindi non voglio sapere che è tensione da stress, perché magari è un altro motivo. La prossima slide, grazie. E GPT, la generative AI, ha un altro problema fondamentale, anche se è fantastica, divertentissima, ci stanno divertendo tutti come dei matti a usarla. Ma il problema è che le informazioni che la generale dà non sono medicamente verificabili né verificate, proprio perché sono generate. E quindi il problema è che io non posso andare poi a vedere se c'è un nesso logico di explainability, quindi di capacità di spiegare perché l'AI mi ha dato queste risposte, che tra l'altro è un requirement di GDPR. Cioè già nel GDPR è contemplato che l'AI, se dà un consiglio, deve essere in grado di spiegare perché l'ha dato. Chiaramente se la generative AI lo genera per i fatti suoi, qua abbiamo già rotto la filiera. Quindi non mi capisce, e io a questo punto sono al mio problema di prima, che ho il 90% delle visite dai medici sono per cose abbastanza semplici. Le 10 ragioni principali, questi sono dati inglesi, per cui non vado dal medico, sono tutti curabili con l'auto self-care, tutte 10. Il mal di testa, l'eritema, il mal di schiena e via dicendo. Quindi qual è l'idea su cui noi abbiamo lavorato negli ultimi 8 anni? Che l'intelligenza artificiale, o come la chiamiamo noi, l'intelligenza aumentata, può effettivamente fare quello che non fa Google, cioè aiutare il cittadino a capire quali sono i passi fondamentali che dovrebbero fare per poter avere poi un outcome, un risultato migliore. Quindi non rimpiazzare il medico, ma aiutare a usare l'intelligenza artificiale per smistare questo volume enorme, crescente di pazienti in modo automatizzato, intelligente, sulle risorse che più gli si addicono. La prossima, Felicia, grazie. Allora, in questi 8 anni, e qui entra tutto il discorso appunto della compliance, della GDPR e via dicendo, e del design, della Digital Health by Design, noi in questi 8 anni abbiamo creato una piattaforma che ha by design, fin dall'inizio, tutta la parte di GDPR, quindi gestione dei dati anonimizzata, fatta in modo compliant, tutte le certificazioni, siamo stati i primi in Europa a registrare la nostra piattaforma come presidio medico, quindi fare tutta la parte legale, fare tutti i test, tutta la parte di testing credibility, la parte di assicurazione, quindi trovare, siamo dovuti andare a farci creare un prodotto assicurativo perché non esisteva, perché nell'assicurazione medica si assicura il rapporto tra il paziente e il medico, ma io un medico non ce l'ho perché ho un AI, e le assicurazioni mi guardavano e dicevano: ci dispiace, ma non esiste un prodotto. Quindi siamo riusciti a farci creare un prodotto nel 2018 che ci coprisse appunto assicurativamente. E il fatto di poter spiegare perché l'AI dice a un utente: non hai niente, vai tranquillamente in farmacia e prenditi questo farmaco, oppure dice: hai una cosa molto importante, vatti a farti vedere immediatamente nelle prossime 12-48 ore e via dicendo. Quindi questo per dire cosa? Che per creare AI e innovazione purtroppo non ci sono scorciatoie.
bisogna appunto by design lavorare su tutti gli aspetti che ti servono per creare una piramide come questa che abbia una base solida, perché se no, l'abbiamo sentito prima nel racconto del progetto della Agenas, che è stato, hanno fatto 2 anni di lavoro per niente, perché poi non avevano speso abbastanza tempo a parlare con appunto col garante per capire come cosa potessero fare. Ma oggi hanno rimediato. Oggi hanno rimediato, però chiaramente se si fa con i soldi pubblici è un discorso, io lo faccio con i soldi privati, quindi ci devo stare un po' più attento, perché sennò finiamo male. Quindi noi abbiamo questo prodotto che si chiama DOT, e adesso abbiamo appunto annunciato una collaborazione con Recordati per cercare di portare questa piattaforma in Italia, perché questo al momento è in America e in Inghilterra, che fa, se mi fa vedere la prossima slide, praticamente utilizza un navigatore di decisioni molto sofisticato, che appunto è un presidio medico, che prendendo input dall'utente è in grado di dare una raccomandazione su cosa dovrebbe fare il paziente, l'utente. Quindi hai bisogno della farmacia, hai bisogno di un test, non hai bisogno di niente, hai bisogno di dormire, hai bisogno di un'ambulanza, hai bisogno di questo e questo. Quindi una gestione automatizzata delle risorse necessarie per ottimizzare questo cammino del paziente. L'altra cosa che abbiamo dovuto sviluppare, che è costato un sacco di soldi e di tempo, è una libreria di contenuti, perché se io ti dico guarda che il tuo mal di testa non è niente di grave, è una febbre da fieno, un'allergia stagionale, a questo punto l'utente mi dice ma cos'è l'allergia stagionale, voglio capire meglio. E di nuovo, siccome su internet si trovano un sacco di fake news anche nella salute, ci siamo dovuti creare tutti i contenuti, tutti verificati medicalmente, scritti da medici, approvati da medici. Combinando l'allenamento da chi è stato fatto? Scusami? L'allenamento dell'allenamento è stato fatto da umano o da sistemi di supervisione? Allora, non è un allenamento, ma un modello probabilistico che viene usato dall'intelligenza artificiale per i tecnici, è una rete bayesiana che calcola la probabilità in base all'input che l'utente abbia un certo tipo di situazione e in base a quello poi dà una raccomandazione. E quindi il training è fatto da medici che inseriscono tutti i dati dalle evidence-based, dalle piattaforme più importanti del mondo di guida medica, di decision support system, viene codificato in questa piattaforma che fa praticamente questa sintesi della situazione dell'utente dando una raccomandazione medicalmente validata. E si vede così nella prossima slide, questo è un esempio, quando io vado su DOT e dico should I take antibiotics, posso prendere gli antibiotici con l'influenza? Giustamente dice no, per questo motivo, e quindi fa vedere che anche semplicemente nella richiesta di informazioni, combinando la tecnologia GPT con contenuti medicamente verificati, con un modello probabilistico delle potenziali malattie, si crea una soluzione che è medicalmente validata, che può rispondere alle domande degli utenti in maniera autoritaria e safe, quindi come si dice safe? Sicura. E con le fonti, quindi vedete qui dice no, guarda, questo è il motivo, e se puoi vedere qui, clicca per leggerti. Questo mi sembra che è la fine della mia presentazione. No, ecco, l'ultima cosa, il valore di questa cosa sono che non essendoci sufficienti risorse mediche, soprattutto in primary care, io sono convinto che l'artificial intelligence abbia un ruolo fondamentale per amplificare le nostre risorse, poche risorse che abbiamo oggi. E molto più della telemedicina. Io sono io non credo personalmente nella telemedicina come una soluzione. La telemedicina è importante in Italia per gli anziani, che così non devono andare a vedere il medico, ma non cambia niente da un punto di vista dei numeri, perché se io ho un certo numero di medici, un certo numero di pazienti, il fatto che li faccio vedere col video non cambia niente. Io devo ridurre il numero di visite, e l'unico modo che può fare è automatizzando quelle situazioni che non richiedono e non necessitano l'intervento del medico e invitando l'utente a gestirsela da sola andando in farmacia, sapendo cosa deve fare, quindi con una guida. E in Inghilterra è stimato che utilizzando le AI si potrebbero ridurre il numero di visite ai medici del 30%. Stiamo parlando di 100 milioni di visite all'anno, si possono ridurre.
ha un valore, ha un costo al sistema sanitario inglese, di cui ho tutti i dati, di 6 miliardi all'anno risparmiati. Quindi questa è la vera innovazione che cambia veramente i numeri. E ho finito, secondo me. Sì, yes. Grazie. Grazie mille.